la staluccia da lo! Ammazza quanto sei brutto visto da vicino! De Vicenta, devi essere siero, niente cazzate! All'anima della serietà, mi mette una tristezza a sto posto. Meno male mi sono rallegrato da solo. Che hai fatto? Dai, che ti bello! Hai fatto? Niente, aia! Guarda che spingo, che hai fatto? Vabbè, una cannetta! Ma io dico, per fortuna ti ho detto niente birra, niente alcol, niente strisciate stasera! Appunto, mi sono fatto una canna! Mi sono meglio e ti ammazzo subito, così non ci penso più! Sì, e poi il colpo come lo facevi da solo? Già, state zitto! Ma sei sicuro che stiamo andando bene? Certo, chi è il capo? Tu, vabbè, ma mo che famo? Allora, mo per prima cosa dobbiamo trovare la rampa delle scale. Poi piano piano salimo al primo piano. E là, zac! Il colpo è fatto. Sì, come la fai facile? Prima di tutto sta attento, perché questa è la parte più difficile. Se per scale incontriamo qualcuno... Io faccio... State zitto, pupazzo! Se no ti faccio saltare il cervello. Ammazzate per me. È solo una perdita di tempo. E il grilletto della pistola mia è sensibile. State zitto. Per fortuna ti ho detto piano piano e poi non voglio violenza. Vabbè, allora non ci rotto tutto come una mummia e lo butto nell'ascensore. Sì, così lo ritrovo subito. Allora, o butto te sotto da esca? Niente violenza! Ah, allora lo metto qua in garage, in angolo. No! Ah già, lo ritrovano subito. Allora apro una macchina. Quale? E che cazzo, una piccola, così siamo sicuri che per stasera non si muove, lo butto dentro. E la signora che domani mattina lo ritrova? E che cazzo, è mattina, noi l'abbiamo già fatto, capo. Vabbè, bravo, andiamo avanti. Quando siamo arrivati al primo piano... Io suono. No, io sono il campanello. E tu? Ma ce l'ha il nastro a portata di mano? Ecco, legato, eh? Oh, per vabbè. Ma mi raccomando, che dovrebbero essere tre, perciò dobbiamo stare molto attenti. Non ti preoccupare, ma che c'è, strizza? Lo sai, se c'è bisogno di qualcosa, io... Tu qui? Io c'ho bisogno di niente, ma perché perdo tempo a parlare con uno come te? Come le chiamo nel bar? Striscia. Che appunto, do ripasso tutto quello che faccio io. Silenzio, donnavo, di qua, sì, di qua. Ma dove vai? E che cazzo? Che ne so, capo? Vieni dietro a me, non fa lo stronzo! Ma chi? Io? Oh, ma che te sei ammattito? Lo sai che te me te puoi fidare? Oh, ma dove vai? Che hai trovato le scale? Ma capo! Tecniche femminili, fammi andare che sennò questo sveglia tutto avvicinato.
Senti un po', ma come so ste tecniche femminili? Fammi un po' ripasso che mi sono uccidita. Ma niente, sta tutto uno sguardo nel modo d'atteggiarsi. E no, c'è casca come il salame. Sì, e poi lo fa sentire lui e il salame. Comunque ho capito, sa, deve essere quella della carta morta che fai. Con quello sguardo. Oh, c'ho bisogno di aiuto. Scusa, e che me lo dai? Condito con quelle minigonne da scurro. Che schifo. Scusate, che vi disturbo? Patrizia è andata un attimo al bagno. Tatiana, come stai qua? No, è che oggi sono uscita prima dall'hotel, poi a chat, mi parte fra un'oretta e allora mi sono detta mamma, no, sono da amiche mie! Hai fatto proprio bene, c'avevamo bisogno di una professionista che stava a spiegare le tecniche femminili. Ma chi, a lei? La vedo difficile. Perché? Che ciò che non va? Io lo spiego te o... Ah, io lo spiego io. Amalia, ma che te ne sarebbe qualcuno? No, non ti preoccupa, mo porto Mike, lavoro a casa, capirai? Ancora se devono riprendere! Vabbè, va, fa manna pri! Ma che è stasera? Però mi sono stancata, sa? Tutto il giorno a cavalcare. Certo, fa il fantino stanca. Ma sapete? Perché dici di no? Silenzio! Se state qua non vi sa tanto un capello! Già, questa è una rapina! Ma che stai a dire? Ah, già, mi sono sbagliato. Non è una rapina! Silenzio, qui parlo solo io! Se state buone tutto andrà bene! Che cosa andrà bene che volete da noi? Noi non ve la daremo! Hai sapete, ma che pensi che te chiedono? A me è solo una cosa, ma cosa ti chiesto? Anche perché c'è un euro! Silenzio! Dovete collaborare! Da capo, non ti preoccupare, ce penso io a sta gallinella! Ah, quasi quasi, gli do pure una ripassata! Certo che pure quest'altra! No, lasciala! Forse con noi ti hai capito chi è da che fa? Non siamo matti, non ci mettiamo niente a scozzare per tutte quante! Ben detto, da capo, prima me la faccio! E poi la sgozza. No, scusate, calma, calma, noi non c'è bisogno di agitarsi, noi abbiamo capito chi siete, però come ha detto lei, noi non c'è un euro, vero Giovanni? E te c'hai i soldi da albergo? Ma però sta zitta, no, ho spesi tutti. E guardate, potete anche slegarla, tanto sarà buona. E capo, che faccio, non c'è rotto pure lei? No, togli il nastro, io gli ho da fiducia, ma se fiata ti faccio saltare il cervello. No, no, lei non fiata, non fiata, Giovanni, vero che fiati? Aia! Giovanni, forte che fai fiati? No, perché quando sono nata da lì, quest'animale mi è saltata addosso e mi ha cerottata! Animale a chi? Gli posso staccare? No, hai capito? Non c'hanno nero! Mo mi faccio una risata, c'hanno nero! Cazzo, quindi! Mo me la faccio anch'io, capo! Oh, famola finita, divertimosi un pochetto intanto che aspettavo! Ah, oh, questa me va pure il sangue! Ma Madri, ma dove vai te? Io sapevo, mannaggia! Ma tu che sei? Capo, non ritornano i conti, sono quattro! Quante ne vuoi? Io tengo con sé! Ma non avete tre! Sì, appunto, io so in più, perciò se mi dispiace me ne vado che c'è pure da fare! Quanto vai te? Oh, questa mattizza proprio! Ma io con sto carabello, al limite, te puoi collegare dopo in chat, lì... Spendi di meno! Ma capo, ma che sei? Te l'ha detto chiaro, e comunque mi sa che qui c'è un equivoco, perché lei è la nostra vicina. Eppure grosso, voi avete detto che aspettate qualcuno, ma se posso sapere chi aspettate? Lo sapete bene chi aspettiamo! Non è che aspettano pure loro a Tiburzio. Ah, così si chiama, che nome stronzo! E beh, qui lo aspettate! Ha detto pure lei che devi venire qui! Ma spero che non venga! No, bella passera! Deve da venire. Ma che date appuntamento a Tiburzio qui? E io no. Ma come no? Viene tutte le sere. Ah, tutte le sere ti viene a trovare. Hai capito com'è caduto in basso, pure con Tiburzio. Ma che stai a dire? Ma te invece siete ammattiti tutti? Insomma, basta, so che abita qua. Siamo arrivati a sto punto. Ah, basta, io mi so scocciata e vado di là. Ma dove vai? A capo, vado della pure io! No, tu no, devo andare al bagno, potrai andare al bagno, spero! Sì, al bagno mi piace, sopra il lavandino! No, lasciala! Ma... A capo, mi voglio divertire un pochetto, gli voglio far provare l'estasi da scontro frontale e posteriore! No, lasciala! Fa il compagno io al bagno per vedere se ci ammetta qualcosa! No, no, torna subito! E voi che mi guardate, brutte! Ma come te permetti?
No, non ce l'avevo con te, ce l'avevo con quei due. È bello lui. Sì, chi è? No, adesso non posso. Sto vestita e non mi posso girare. Chi è? Che vuole a te? Certo che sei proprio tardo! Ma Giovanna, secondo te questi che vogliono? Non lo so proprio, ma ce l'hanno tutti pure. E ti ho detto che non mi posso girare? Ma l'ha capito, c'è paura. Beh, questo qui sì, è uno che c'ha il cervello fritto. L'altro un po' di... State zitta, scorfana, che mi parrottate? Dopo me levo tutto quello che vuoi, mammo attacca, ciao! Che c'è? Che è successo? Cos'è stato? Che hai fatto? Sono stato a controllare il bagno, c'è da preoccupare, sta finestrale piccola e alta, tassi una chiostrina buia. E tu controlli i tuoi impulsi erotici. C'aveva il mortarello. Allora cerchiamo da capire, tra poco sarà qui. Ma chi? Ricominciamo? Stanno a parlare ancora dei Tiburzio. Mm. Ah, ce li fanno, ma perché ogni la cerca qua? Dovresti stare al pian terreno. E perché al pian terreno? E dove se no? Tutto il cocozzato. A capo, inutile sprecare fiato, queste te stanno a pià per culo. Che siamo venute qua per farci pià per culo? No, ammazziamole tutte e due, tanto a che ci servono, so pure da vomito. Almeno ce ne restano due buone. No, ma spero che abbiano capito che noi non scherziamo. La scansa dei pugliucci, questo qui, ci mette niente a mettere una pistola in bocca e farvi saltare il cervello in coppia. Come ti chiamavano in carcere? Strozzagallini. Perché quante ne ammazzate? Una quindicina. Dei polvastre come voi, quindi se volete continuare la serie... Ma noi non scherziamo, vero Patrisi? Cioè, no, soltanto che qui non lo trovate. Ma come no, devi venire ai nuovi. Ah, lo sanno pure l'ora. Sono organizzati, sanno quello che dicono. Allora, silenzio, Ne coglioni, no, questa... Allora, questa continua a piatte per culo. Beh, io vi saluto, Ma dove vai? Anche di questo. E come, dove vado? Esco, un appuntamento. Mi dispiace, ma qui stasera non esce nessuno. Ma siete impazziti, io ho un appuntamento alle 8:30. Vabbè, ma veramente credevi di poter uscire? Ma perché no? Quello che uccide è pure geloso. Ma la vede io. Ma mi cercherà. Non ti preoccupare, l'accolgo io. Isabella, rilassati, che con questi non attaccano, te fanno uscire. Dici di no? Credo proprio di no. Già, aspettavo tutti insieme a Tiburzio. Voi pensate che oggi non viene? Sì, l'allero. Veramente, oggi quando mi ha aiutato a portare la spesa mi ha detto che c'era un appuntamento che l'ha alle 9. Ma chi? Tiburzio? Ma guarda, rimediamo pure questo. Sto tirchio con me non ha mai voluto spendere nero. Eh sì, proprio lui. Ma insomma basta, ma come nonno dei 60 anni torna stanco da lavoro e fa un appuntamento con l'altro. Dei 60 anni? Sì, poi sapendo che aspettate voi, luce dei suoi occhi. Ma noi non l'aspettiamo. Sarà lei la luce dei suoi occhi. Tu quanto brilli. Tanto. Ad avete quanto? E poi sappiamo benissimo che vengono tutte le sere, puntuale come un orologio, arriva in macchina in garage, sale al primo piano e sono nel campanello 9:00. Che ne so? E che ne so, capo? Sono 9:05. Mamma mia, quanto è tardi, ma quello sei agita! Ma vabbè, sono tanto agitate noi! Non va agitate, se state calme tutto andrà bene, perciò tranquilli. Aspettavo qualche minuto in silenzio e poi quando suona... Ma chi deve suonare, uffa? Isabella, non te perdere puntate, state zitta e cerca di capire, Poi però se suona fammi conti. Oh, insomma, se suona è colpa mia, se non suona pure. Ah, ma come suona quella, a me che non mi vede. Ma chi è? Come si permette? Un bocciolo di rosa come te va trattato. Sì, quanti bianchi, ma che stiamo a fare? Romanzetta rosa. Silenzio! 5, 4, 3, 2, 1! Chi ore so? E 9! Che mi avevo detto? E mo chi è? Oh, io stasera mi stupisco più di niente. Vai ad aprire, così lo vedrete. Ah, basta, io mi sono scocciata e poi uscì. Isabella, ma te vai sta zitta? Non te faccio sta zitta per sempre! Ma come è messo chi è? Giuseppe! Ma ah, non è lui, non è lui, passa con strozzo, lo vedi che rotto. Au, non fiatà, Ma tu chi sei? Giuseppe! Ma tuo cognome? Di Dio! Ma che cazzo è? Guarda che è il fratello! Ma di chi? Ah, è così, tu sei il fratello! Il mio fratello, sì! Ma ancora dovevo capire chi è il fratello! Poi dicono che sono tutte io, è il fratello di Tiburzio! Ma è troppo giovane, almeno che il fratello non c'ha 10-15 anni da più. No, io sono frate più grosso. Capo, mi sta a fumare il cervello, non ci sto a capire più niente. Lui è Giuseppe, il fratello di Tiburzio. Ma chi è sto Tiburzio? Com'è questo? Brutto quanto la fame. Più o meno. Sì, adesso è proprio così, sì. È il segretario, lui è il segretario. Allora sei tu il segretario. Allora è lui sicuramente, guardando il fratello.
Hai capito? E poi dicono assunzioni che niente mai ne banca. No, adesso non posso. Un cliente all'improvviso, aspetta. Oh, così, così. Se sentiamo dopo. Ma guardi qua, chi funziona al segretario? Non ci ha detto che non mi stupisco più da niente. Voi perché non lo conoscete, l'avete sempre snobbato. Ma te Buzio c'ha un cuore d'oro. Si vede così e fa vecchietto e ti Buzio sta aiutando. E sta paro vecchietto che la cerca proprio qua. Si vede che ti Buzio ti è dato appuntamento qua. Ma che è la messa della Caritas? Oh, ed è finita parlotta. Forse ne avete capito che adesso mute. Gli è passata la paura a questi. Ma capo, non te preoccupare, mo le terrorizzo io. Mo le faccio una carta geografica in faccia, tutte strisce parallele e qua e là qualche asterisco, con un coltellino ben affilato di 12 centimetri, così se divertimo e passiamo il tempo. Io conosco altri modi di passare il tempo, invece da asterischi e linee. Sì, lo so, tu sì che mi faresti impazzire con sto popò di roppetta. Oh, a volemo fa? Una cosa a tre. Magari, ma capo, fammela andare a scoprire, guarda, so bravo. E provo prima io, se so buone te ne passo. Ma che è il collaudo? T'ho detto no, no, no! Qui abbiamo cose più importanti da fare! Vabbè, vabbè. Oh, ma che niente, niente, ti sei fatto una striscia? Interessante! Non avevo mai visto da vicino due banditi con la loro violenza, il loro linguaggio colorito! Mo te coloro il gargarozzo di rosso sangue! Non sa tuo zio, e perché ancora non arrivato? Mio zio starà dormendo a quest'ora! Che fa, dormi? Beh, anziano! Vabbè, ma dovrà tornare a casa? È già tornato! Ma capo, questo te sta più a per primo, fammelo ammazzare! No! Ma, hai capito? Cerca di confonderci le idee, ma non ci fregano! Su questo te ci puoi giocare a tua madre, capo! Dovati! E niente, che mi si sono chiusate le gambe a forza di stare in ginocchio, allora! Mi faceva qualche passo, come gli vorrei fare pure io a un appuntamento! Stasera l'appuntamento ce l'ha con noi, anzi, fra poco ti faccio fare tu quasi sempre con noi. Basta che c'è un po' di pazienza! E vabbè! Ma poi dico subito, eh! Voglio il gelato! Oh, è così coraggiosa il temerario! Del tutto partita! Attraverso il cellulare, altro che ansia. Ah, ah, bello, vieni qua. Ma non gli devi dire così, devi dire che fa schifo, che è per me. Pensa, ma basta. Vabbè, ci azzimamo dopo. Ma allora, da sacco. E perché non è ancora venuto? Ma no, quello di solito mio zio è puntualissimo. Oh, hai capito che devi collaborare? Allora c'è che ti aspetta ancora un po'. Ma capo, e poi saremo ricchi. Ah, già so come spendere i soldi. Scusate, ma se vostra vecchia aspettate. Tu padre! Ma mio padre è morto. Ma che sa di? Tu padre! Ma mio padre sta in Sicilia. Ma che sa di? E tu padre? E mio padre è vivo. E non sta? A casa sua. No, scusate, qui ci stanno troppi padri. Ma com'è possibile? Ma siete sorelle voi? Noi no. Ma questa non è casa Pastorelli? No, questa è casa bambini, paglia legname. La famiglia Pastorella abita al primo piano della palazzina di fronte. E tu che cazzo sei? Io sono Giuseppe Di Dio, portiere di questo comprensorio di tre palazzine tutte uguali tra di loro, collegate da un garage in comune sotterraneo. Aspetta, ma non ho capito bene. Allora questo è il custode dei bambini Pastorelli, la paglia e il legname di Dio. Questa va a fare marappola, abbiamo sbagliato appartamento! Oh, a me mi pareva che si erano sbagliati, eh! Voi siete sbagliati scala, ma non vi preoccupate, capita spesso! Perché le palazzine, ripeto, sono tutte uguali fra di loro. Bisogna prendersi delle volte come dei quadri, come punto di riferimento. State zitto! Ma capo, ma io ti avevo detto, non andiamo del qua e del là! E tu mi hai detto chi è dietro a me non fa lo stronzo. Ma chi è stronzo veramente? Vabbè, ma che abbiamo capito che si è trattato dello sbaglio, ma sei uscito. Ma dove vai? Ragazzi, eppure ti avevo detto se c'avevi bisogno di qualcosa, se ti volevi fare una striscia. Zitto! Va bene, sto zitto, ma mo che famo? Non lo so. Non te perde tanto. Andiamo alla palazzina di fronte e famo il colpo. Sì, è loro. Ammazziamoli tutti. Oh! No, ormai è troppo tardi.
Vabbè, ma a casi estremi. Allora, famo una cosa. Ammazzamone solo due. E ste due se le portiamo con noi, che vanno sempre far comodo. E col fratello di Tiburzio ci famo uno scudo mano. No. Ma perché solo noi? Perché siete brutte. Oh, io ci sto quasi a credere. Ormai passiamo troppo tempo, è troppo tardi. Effettivamente è vero. Io ho lasciato la guardia aperta e a quest'ora avranno già notato la mia lunga assenza e l'avranno considerata strana. Poi di solito passa sempre una pattuglia di metronotto con un appunto bianco e blu. Fanno quattro chiacchiere con me prima di ispezionare il comprensorio. Non vedendo. Sento! Chiudi il bagno, per favore! Ecco, metti del tuo. Allora anziamo solo noi che non lo sopportiamo. Ma come ho fatto a sbagliarmi? Beh, Giuseppe t'ha detto, i garage sono tutti uguali. Ma io ho studiato tutto nei minimi particolari. Non si studia mai tutto, tutto. Già, è tuo, sai, vero? Che vuoi dire? Te parlavo tra me. A lui ce l'aspetta, ma noi c'è la veloce, perciò... Ce ne davate? Giusto, è allora... successo qualcosa di inaspettato. Eh sì, conoscevo, ma confusa, è andato avanti, mi ha detto andiamo del qua o del là. Io non lo trovo del tutto scemo. Guarda un po' per te. E io per andare a lui! Te sei confuso, hai perso orientamento. E vi siete sbagliati in scala? Proprio così, poi? E poi siete venuti al primo piano e avete suonato. Io ho suonato! E Giovanna ti è venuta da prima. Sì, lo scimmione mi è saltato addosso. Ma veramente, lo trovate uno scimmione? No! Un orco che se mangia le tardone! Ah, scema! Siamo entrati qui e abbiamo trovato voi tre, anzi quattro. Sì, quattro povere ragazze. Indifese. Parlate per voi. Sole nella notte e vorrebbero sapere qual è il loro destino. Che ci aspetta? Che vorresti fare? Non lo so. Potrei andare all'appuntamento. Non riesco a pensare, trovare una via d'uscita. Pensa in fretta, prima che torna l'orco. Oh, padrì, pigliagli la pistola. Sì, e poi che famo? Ce ne pensiamo dopo, dai! Io non faccio anche eroi! Che c'è? Che è successo? Sì, ma che pensate da psicanalizzare? Forse c'è ragione Luca, dovrà ammazzare tutte e tre, anzi a tutte e quattro. E allora lui come lo chiamate? Come lo vorrei mettere il tappo in bocca? Proprio vero, bisogna stare sempre in tensione, sempre che la pistola puntata. Mi sembra di sentire un psicologo mio. Ah, oppure lui va da un psicologo. Dimmi che non ce va oggi. Eppure devo capire come posso uscire da questa situazione. E vabbè, se tu non so violenza, usavola! Sì, porta una leva con noi! L'altra saranno tutte impacchettate a dovere. Logicamente quella che verrà con noi sarà un ostaggio. Se quelle faranno qualcosa per attirare l'attenzione, quella nave vedrete più. Dai, chi viene con noi? Andiamo solo nella palazzina di fronte. Voglio una volontaria. Che ami il rischio. Chi si offre? Se no scelgo io. Allora! Guarda che stai usando violenza! A capo, allora hai deciso che famo? Andiamo? No, ormai è troppo tardi. Devo cercare di assicurarci una fuga sicura. Ammazzamo! Senza violenza! Vabbè, ma come fa, capo? Oh, e se vi fate il problema per noi, noi non diremo niente. E poi, tra l'altro, non v'avemo visti manco in faccia. Io non lo so se starò zitta. Quanto ci faccio? Sto io con calzotto in testa. E poi? Voglio vedere con chi sto a parlare. Eccola là, ha fatto la frittata. E mo che faccio? La sgozzo? No, lascia stare. Come? M'hanno visto in faccia. Sanno chi so, glielo dicono, è stato Striscia. Ma che sta a dire? Come che sto a dire? E poi perché sono io? Bravo, mo sei contento? Almeno stiamo tutti sulla stessa barca. E mo se fa a modo mio. Io dico, de da fuoco a casa con loro dentro. Ma che stai a dire? Ma cerca di far lavorare quel cervello senza fissa dimora. Se date una grattata, disgraziatamente c'è Dio, non sarà sempre meglio che non avevamo usato violenza che se avevamo dato fuoco a casa e fatto una strage. Bravo, c'hai ragione. No, lei me la porto con me. Ma allora è rapimento. Ma che me frega, capo? Me sono innamorato. Non lo so, è la prima volta che mi capita. Te sei innamorato di me? Eccolo là, incomincia la favola. E noi due? Dovete morire. Ah, meno male che io mi salvo. Ma stanno a sentire. Fatte una canna, te do il permesso. Forse non l'ha capito, ma stiamo in mezzo a merda. Tanto la vita mia è stata sempre un cesso. Che me la racconti? Oh, ma capisce niente. Gli si è aperto un altro compartimento stagno. Tutto è cominciato da quel figlio della mignotta di mio padre. E te pareva? Te venava? Ma da vedere.
Oh, ma che cominciamo a piangere? No, è che quando penso a mio padre, mi commuovo sempre. È il riflesso condizionato. Ma rimenze e botti. Ma dove sta la striscia che spacca tutto? Eccolo! Dai, che qua è ammazzato? Stai tu! Oh! Oh! E per farlo ripiare. Vabbè, dopo te lo faccio ammazzare, ma mo stanno a sentire. Oh! Ma mo chi è? Ma non lo so. Oh! Io lo so. Un quarto di 10. Che l'avevo detto? Insomma, volevo rispondere a sto telefono. A boccio, non ti fa stare, mi raccomando. Pronto? È lui. Amba, parla. Sì, che c'è? Come che c'è? Ah, dovevamo vederci. E non mi ricordo. E beh, adesso è tardi, eh. Ma che vuoi che c'ho? Oh, io so che dire. Oh, l'ammazzo. Oh, e non la spaventa. E non c'è niente. Ma è successo niente. E già sonno. Oh, che sonno che c'ho. No, non venì. Ma chi ti ha detto di venire? Oh, lo so io quando voglio invitarmi a casa mia. Oh, hai visto quanto è stata brava, capo? Oh, una recitazione da Oscar. Non mi preoccupare, l'ho messo al posto suo. So come si fa. Però lui è cocciuto. Perciò ora se dobbiamo aspettare una visita da amante. Ma non è il mio amante, è un amico un po' geloso. Fatevi qua, gliela faccio passare io a gelosia. Ma chi mi ha detto di passo corpo stasera? Ma come si chiama sto tizio? Odello. E come se poteva chiamare? Il Moro di Venezia, siamo passati alla tragedia. Oh, ma che c'è sta a distruggere il bagno quello? Oh, mo trito, ci faccio la marmellata. Guarda qui sto rompi coglioni dei portieri. Scusa, posso chiederti che hai intenzione di fare? Perché? Perché capirei bene che ci interessa. Oh, io c'ho clienti che mi aspettano. Se non mi vedono, se imbenzieriscono. Non lo so, non riesco a pensare. Tragioniti quando fa male la capa! Mi sta spurtando la cervella con sta pistola. Ah, esatto. Te zitta, tu pazzo. Sei fortunato che ancora non ti ho fatto un buco in testa. Allora, se siamo nervosini. Scusate, io non vorrei disturbare. Ma legato al bagno, sotto al lavandino. Ma perché attaccato al lavandino? E beh, così non si muoveva. E poi è andato di corpo e non ha tirato manco la catena e io sono quasi morto asfissiato. Raga, mi è scappato. Mamma mia, che schifo, dovevo disinfettare. Io chiamo la rapida. Poi scusate, vorrei sapere qual è la mia situazione, perché io devo sempre avere un quadro preciso davanti a me della mia vita, della mia giornata. Stasera, per esempio, avevo deciso di passare la serata con Isabella e dopo mi vedevo The Voice. Rumore, rumore, allora nanna, nanna, nanna! Ah, ma non dovevano ammazzare? Scusa, Giuseppe, ma non c'avevi pure nessun appuntamento stasera? Sì, ma inspiegabilmente mi hanno chiamato mezz'ora prima e me l'hanno annullato l'appuntamento. Inspiegabilmente? Sì, cose folli succedono a questo mondo. Poi io sono uno che esamino scrupolosamente ogni situazione, ma alcune sfuggono alla mia mente razionale. Senti, ah, sai, mo la puzza se sarà diradata, ritorna acceso. No, ma perché? Perché non mi fate stare qui con voi? Noi possiamo analizzare la situazione. E qua, mo da analizzare. Striscia, posso venire con te? Come no, magari. Oh, non fate cose tutte. Non vi preoccupate, vi controllo io. Ah, ora vedete pure io quelli che combinano, la bella, il porco e lo scemo. E il triangolo perfetto. Giovanni, ma che ne dici di lui? Oh, sai che non è niente male? Oh, è proprio quello che pensavo io. Ne ho sentiti... Ne ho visti tanti. Ah, oh, l'ho visto prima io. Che? A chi arriva prima? Ah, io sono andata prima. Senti, capo, ma qual è il tuo nome? Sandro. Piacere, io sono Tatiana. Ma me puoi chiamare pure... Tati. E io sono Giovanna. Patrizia. Senti, ma dobbiamo sapere cosa ci aveva in mente. Vuoi sapere qual era il piano? Eh già, non è che ci avevamo capito molto, eh. Dove entra in casa di tre sorelle. Fino a qui ci eravamo arrivate. Abito col padre, che è direttore di banca. Direttore di banca? Ma allora aveva in mente un rapimento. Figo! Uno dei due avrebbe tenuto a bada sotto il tiro delle armi le figlie, e l'altro... E l'altro sarebbe andato in banca con il padre, che avrebbe aperto la cassaforte, rubato tutti i soldi, e una volta tornato a casa... Ci avreste legato tutti e vi sareste dati alla fuga. Ammazza, che piano! Sì, il piano perfetto, tua gatta! Solo che abbiamo sbagliato casa! Beh, ma ci potete riprovare? Ah, Giova! Eh beh, il piano era bello, un domani! Senti,
ma tu sei proprio un delinquente, delinquente. Che vuoi sapere? A me ha ammazzato qualcuno, come mi piace. Adadia, anzi, adadì, che delicatezza. Beh, almeno accorciamo i tempi. Magari, così sarei più scarto, no? Ho solo fatto qualche piccola truffa, sono stata regina cieli di 3 mesi, poi basta. Allora sei romano. Avevo capito che non eri un fio. Fio? Ma hai mai lavorato? Come no? Lavoravo come ragioniere, ma sai come succede? Una diminuzione di personale, A crisi. Oh, avevo capito subito che c'era qualcosa in comune. E voi che fate? Io facevo l'impiegata, poi la diminuzione e poi faccio le 10 Io invece facevo la commessa in una profumeria. Poi però ho trovato la mia strada. Au, io sono stata pure a Arcore, mi hanno chiamato pure in Sardegna. E io l'ho detta alla mensa, in cassa integrazione. Insomma, lavorate tutte. Ma uno vorrebbe far pure onesta, ma dove fanno fa? Già, l'altra invece è psicologa. Disoccupata. Come ha fatto a diventarci, questo è il mistero. Senti un po', ma quel bel esemplare che te porti dietro, m'andà conosciuto. Ma chi, Marchetto? Ah, pure lui è tutto fumo e niente arrosto. È un piccolo spacciatore di periferia, un quarto da bar. È più quelle se fumo sniffa e quelle penne. È pugliese, è de Fasano. Appena arrivato a Roma, è arrestato. Pure lui ha provato a fare onesto, faceva il butta fuori un locale, poi gli hanno menato. Ho conosciuto la regina Celi. Mo di che pure lui è romano. No, no. Sì, siccome lui scontava un anno, no? E a me mi chiamavano il professore perché leggevo sempre. E allora lui c'ha un grosso rispetto di me. Allora siamo tenuti in contatto e quando mi è venuto a sapere l'antidea ho pensato a lui, sto maledetto corpo, doveva essere facile facile, poco violento. E con una nottata te mettevi 500.000 in tasca? Oh, così tanto. Eppure da più, secondo i miei calcoli il cassaforte ce deve essere più di 1.000.000. E ti ha portato fuori da casa a soli 13 anni. Sì. Ma eri piccolo, indifeso. Sì. Eccoli. Ho assistito a una scena dal libro cuore. Ci sono scordato pure di negarmi. Sì, ma mangia. La vita è aspra, dura, non ti dà la possibilità di crescere. Oh, ma come parla? È una psicologa. Che vi sbigliate voi due? Noi niente, perché? Senti un po', Marmoro de Venezia, te lo sei scordata? Quale Moro? Otello, come si chiama? Ah, ci rifanno questo Otello, mando sta! Mamma mia, ritorna la bestia! Oh, ma chi è? Per noi non è. Potete mettere la mano sul fuoco che sia per me? Insomma, volevo rispondere a questo Otello. Pronto? Chi è? Come chi sono io? Scusate, chi siete voi? E parla, Giuseppe? Isabella c'è. Sta qui con noi, sta facendo 4 chiacchiere. Uè, e dite che si vede il campo, fanno culo tanto. Ma perché, scusate, non ho fatto niente. Vai, Sabbè, ma la puoi risolvere sta situazione. Ma io non ci voglio parlare. Vabbè, dai, ce parlo io, da. Sì, parlateci. Oh, ma stoppa, che guarda qua. Ma messa le lenze, ce parlo io. Uè, ma che dite che si vede il campo, mi spezza le gambe e mi dà fuoco a casa. Ma che gli ho fatto? Ma niente, il papo corso. Pronto? Come chi sta? Sono Patrizia, un'amica di Isabella. Perché non viene lei? Perché sta al bagno? Come? E che vuol dire? Ah, oh, me dovete pagare. Io sono stata 4 ore al giorno in chat, anfila di qua, anfila di là. Ah, ma quando uno sta al bagno, sta al bagno. No, non è successo niente, te va bene. E come non conta il quarto d'ora? E stateci un po' voi in quarto d'ora. Ad ansima. Ah, ho capito, fammi che parla a me. Senti, io non capisco che ti dai il diritto di telefonarmi a quest'ora. Ti ho detto che non mi andava di venire. Ma chi vuoi che ci sia qua? E vabbè, c'è qualcuno che mi minaccia con una pistola. Oh! Quanto me ce rode quando te vanno a fregare i soldi che hai guadagnato col sudore delle cosce. Vai, Saffè, ma che te sei impazzita? Lasciate fare a me. No, quello che ti ha risposto prima è il fratello. Ma chi io? Io non gli ho fatto niente. Ah, non è vero, è il mio portiere. Eh sì, è un po' scemo, eh. Pure! E mi ha portato la posta! E beh, lì durante il giorno non c'è mai. Fammici parlare, io devo chiarire! State zitto, pupazzo! La reputazione è una cosa importantissima per me! Ma non sta succedendo niente! No, ma quale polizia? Sì! Sì. Voglio che sia ristabilita la mia onorabilità! Ma ne mettere il tappo in bocca! Ecco, moiata, io sta lingua! Sì, in panza! Ma giova! Lo sai, è una tecnica diffusa, ci fanno i film! Senti, se chiami la polizia non mi vedrai più! Beh, che ha detto? Che chiamerà la polizia perché mi sente in pericolo! Lo sapevo! Dovevamo fare a modo mio, dovevamo ammazzare tutti e scappare via! Ma ammazzare prima sto cacchio del Giuseppe! No, tu no! Silenzio! Ci siamo rilassati troppo!
Tu pensa seriamente a una via di fuga, magari con qualcos'altro. Se quella aperta la polizia, fra poco saranno qui. È inutile, non possiamo uscirne puliti. Stiamo in ballo e dobbiamo continuare a ballare. Non voglio morire! Ma tu non morirai, ci stanno loro prima. Oh, ma questo insiste! Allora, la macchina dove sta? Al posto suo. Va bene, allora loro le lasciamo qui e ci portiamo Giuseppe come ostaggio. E io? Ma questa è psicologa o psicolabile? No, tu rimarrai qui con loro. No, ma capo, portamosi pure lei. No, lei sarà solo di impiccio. Te giuro che non me potessi più fare una canna. Starà buona a buona. Sì, non ce ne pure io. Ma davanti, oh, come vai a Pinocchio? Non fa un passo se non ti sfascio il capoccione. No, lascia, metti giù la pistola. Ma capo, questo se lo dovevamo togliere mezzo al più presto. Fammi ammazzare, andò vai. Così poi altro che fuga, ragiona qualche volta. Ma stanno parlando a parte. Oh, ma tu guarda quanto è scemo. C'hai mani libere e mica te lo toglie il cerotto. È meglio che non te lo toglie, così si concentra sulle gambe. Dai, Giuseppe. Ma che ragazza. Oh, ma che sta a giocare? Se t'acchiappo me te mangio. Dai, Giuseppe, che il futuro è nostro. Oh, e questa te la va a portare appresso. E che vuoi fare, capo? È appassionata, è pura. A me me pare scema. Oh, ma non è meglio che gliela lasciamo l'ostaggio? Fermo lì, che te facciamo niente! Sì, non ti preoccupare, ne stacco solo le corde vocali! Non mi avrete mai! Viva la libertà, da di te, fraternità! Viva la qua! Viva! Preso! Ma lo mettiamo alla ghigliottina! Oh, hanno preso la pastiglia! È proprio vero! I sogni sono fatti per essere infranti! Allora, ma niente, niente, se credete essere l'eroina di via Corpetto! Ma senti un po'. Ma come mai facevi il tifo per lui? Allora io che... Era una gara! E lui era in svantaggio! Essendo sola aveva bisogno di me! Ma tu sei il mio futuro! Posso credere in te! Oh, ma è proprio fusa! Ho visto tra libro cuore piccole donne incantesimo! Insomma, basta! Oh, a volte fa finita tutti! E tu sei proprio penoso oltre a questo scivo! E questo è più imbecille di te! Mi sembra del cretino e signora! Ma te sta infinocchiato! Noi devo scappare, che tu sei scordato, fra poco lo struzzo, fra dietro le sbarre di Gia Celi, se ne saranno subito, guarda che quello lì ho un pacchettato. Ma te fai trattare così? No, non mi puoi mica trattare così, ma con chi ti credi che essi? Stronzo a me non me lo dici, e poi lei non mi sta infinocchiando. Oh, scemo, non ti avvicinare. Perché, sennò che fai? Sai quanti me ne sono magnati di tipi come te? A capo. A striscia, rifletti, fermate che te sparo. A chi? A che ti sei montata la capoccia? Lasciami, apri il cervello! Mi sa che del cervello ce l'ho più io di te, infatti mo comando io! No! Ma un manni! Fermi tutti, mani in alto! Bravo, bel lavoro! Me la faccio sapere in eroe! Ma come ha fatto? Zitto e dammi l'altra pistola! Ma pensaci bene, non aggravare la tua situazione! Ci ho pensato benissimo! E mentre voi due stupidamente li ricavate, io mi ero fatto già tutto un piano minuzioso nella mia testa! Sapevo già che... No, basta, basta, ho capito! Oh, io non so di chi avete più paura, se di loro o di Giuseppe! A chi lo dici? A me la risposta dei derelitti va sempre messo ansia! Non vi preoccupate, amiche mie! Ora ci penso io! Non sono un improvvisato! Non per niente, in televisione ho seguito tre serie del maresciallo Rocca per non parlare di Rex. Ragazzi, mo che fa? Zitto, non ho dimenticato il tuo nauseabondo puzzo che mi hai costretto ad inalare. Che? Nauseabondo puzzo? Sì, zitto, falla finita e finisci di confabulare con l'altro tuo amico. Dammi subito la pistola prima che decida di scaricarti addosso questo caricatore al tuo amico animale. No. Ma questo ce l'ha proprio con me. Il tuo amico animale sarei io, no? Guarda un po' te. Perché bisogna capirlo bene. E allora che faccio? No! Mi spazientisco! Calma, ragione! Ho ragionato benissimo e attentamente! Padri, questo mi mette paura, fa qualcosa! E che poi che faccio? Però la situazione sta precipitando! Senti, la pistola da no, ma mi dici che vuoi fare? Semplice elemento. Io vi ho disarmato. Adesso vi bacchetto, dopodiché vi porto alla polizia e vi consegno a loro. È più facile di così. Questo troppe cose vuoi fare. Sì, animal. Ha detto? È inglese. Ah, ma sempre animale sono. Zitto, signore. Non sono finite qui le cose che farò per te. Dopo avervi fatto incriminare, vi farò giudicare dal giudice. E adesso è croce. Secondo il mio sapere di diritto, saranno almeno 25 anni. Ma era mai! Fermo là! Non ho deciso di te di fare ancora una pelliccia! Cari delinquenti, consegnate la pistola alla mia amica Isabella! Cicciola, non farlo! Non sono io! Sono gli eventi!
Io sono un corpo prestato ad una mente. Mo fermo io sta telenovela, assecondatemi. Giuseppe. Che c'è? Ti ricordi l'altro mese? Buono, tantia. Non voglio distoglierti dai tuoi intenti, ma vedo che Isabella è molto concentrata. Sì, quando mi danno un compito la porto fino alla fine. No! All'estremo sacrificio! Che vuol dire fino all'estremo sacrificio? Non chiedere, non fare domande. Sai che il mio cuore ti è vicino, ma mi hanno armato la mano. Hai capito? Sta zitto, non chiedere, questo è amore, eh? A capo, ma non è colpa sua, è colpa di quello che gli ha data la pistola in mano. Una sera tu mi hai accolto in portineria. E mi ha invitato a cena. E tu mi hai risposto, ah Giuseppe, che ti sei bevuto il cervello? È vero, ero stanca, avevo lavorato troppo, non volevo scocciature. Capirai 5 ore in chat, ma vabbè, lasciamo perdere. Forse non aveva capito com'eri realmente, quale poteva essere il tuo carattere vero. E adesso? Adesso ho capito chi sei, e ammiro il tuo coraggio, la tua determinazione e il tuo avviso. Mi hai sempre detto che sei prima carota. Vai, stai, ma state zitta e pensa a concentrarti su di loro. Grazie, Giovanni. Dove ero rimasta? Ah, il tuo viso, che adesso mi fa capire chi sei e accetto il tuo invito a cena. Ho sempre saputo che potevo piacerti. Ma che stanno a dire? Zitta, a seconda che si mette bene per noi. Ma ho capito che è una zozzeria. Assecondamoli un po'. Ma io sono un tipo particolare. Mi pagano quando accollomini. Ma quando me ne piace uno, non so aspettare. Questa cena può essere lontana. E allora? Tatia, non ti facevo così calda. Ma tu stasera vorresti Sì, Giuseppe. Tatia, non capisco. Non ti capisco. Ma tu stasera che vuoi da me? Troppo ancora lo vuoi capire, Giuseppe. Giovanni, che c'è? Ah sì, Giuseppe. Ti ricordi quel pomeriggio? No, quale Giovanni? Ma proprio adesso ti è vera di ricordo. Silenzio! Sì, quando gli sei sciolta la lingua, ste zozze! Silenzio! Quando sono venuta a vedere se c'era la posta e tu mi hai chiesto se ti potevo accompagnare a quella mostra sull'influenza in Europa degli eschimesi della Lapponia. E tu mi hai risposto, se mi ricordo bene, Giuseppe, ma anche se mi dai mezzo milione di euro. E poi tu mi hai aiutato a prendere la posta e nell'aiutarmi la tua mano è scesa sul mio sedere. E tu mi hai detto... Ma vaffanculo! Ma io ti ho detto pure che la mia mano è andata scesa. Io so che questa mano era guidata da questo guerriero presso che in te, che forse mi piace tanto. Ah, non sai quanto! E allora, Giovanni? E allora io voglio una cosa nuova. La tua mano su di me e io su di te. Sì, Giovanni, un massaggio! Oh, ragazze mie, ma non è il momento adesso! Io devo consegnare questi banditi, questi manicordi alla polizia! Domani, magari, da me, sì, tutte quante! No, adesso! Ma che dovete fare orchia? Ma state zitta, che sta cosa che ti riguardano! Ma capo, che fa? Ma secondiamo? Se buttiamo pure noi! Ma, l'orgetta non la vedo male! Giuseppe, tu bisogna che cogli l'attimo! E poi noi siamo fatti così! Ci piace farlo insieme! Oh, madonnina mia! Hai esaudito le mie preghiere! Non prega! Vai, capi, Giovanni! Arrivo! Oh, finalmente! Come che fai? Prendi in mano la situazione! Ah, perché io non mi hai preso in mano la pistola! Allora è meglio che la dai a me! Zitto! Giovanna, cosa vuoi fare? Ma allora, scusate! L'orgia era tutto uno scherzo, ma perché io volevo aiutarlo? Ah Giuseppe, facciamo volentieri a meno del tuo aiuto. Vabbè, da giova da me la pistola. No, aspetta, ti avvicinare il minuto, guarda. Potrebbe averti in corpo, guarda, mi trovi il dito. Guarda, va bene, andiamo un po'. Assecondiamo. Vabbè, però sta calma. Giovanna, noi siamo sempre state lì. Dimmi che vuoi fare. Considera che anch'io la pistola in mano. Possiamo diventare autrici di una strage. Zitta, e butta qua la pistola che non sai quello che dici. No, io non mi fido più di nessuno. Questa è una sera che sa di sangue! Oh, ma che siete impazzite! Siete amiche, che ve lo siete dimenticato! Adesso la situazione è a nostro vantaggio, non fate le isteriche! Fata via, tu non sai che emozione, che responsabilità, e stare dietro il calcio di una pistola e non sapere che fa! C'ho davanti l'animale! Che sarei io, no? E già, e a fianco un'amica un po' svampita che te butta contro una pistola e neanche lei sa quello che fa! Chi è? Carmen, il telefono! E chi può essere adesso? Allora, se lo te lo gli faccio vedere io. Perché ce l'avrei armato tutti e mi fate risuonare il telefono?
Pronto, ma chi è? Ma chi è? Il tuo tono deciso. Sì, dimmi che ti eccito. Ma chi sei? Sei sola? Dimmi di sì, toccati, bagnati. Poi vengo da te. Ma se lo sapevi chi cacchio sei? Ah, quanto mi piaci così arrabbiata. Ti voglio, aspettami, sarò da te in un attimo. Ma mi conosci? Certo, vi conosco bene a tutte e tre. Patrizia, sì, ti vedo sempre. Non ti spogliare, che tra poco ti strappo io i vestiti. Toccati, bagnati, aspettami. Attaccato? Ma chi era? Il maniaco, credo. Cioè, ma cazzo è il maniaco adesso? Ma che ti ha detto, Patrizia? Ma che ne so, toccati, eccitati, spogliati. Ma io dico, me lo potevi passare a me che sono del campo? Ho capito. Deve essere quel maniaco di cui parla la televisione. Ma ci ha diventato 15 donne sole. Mamma mia, ho paura. Ma state zitta, c'è una costata, nana, e poi mica sei da sola. Ah, già, dimenticavo. E poi altri compiti da svolgere, mani! Oh, però che bella donna, eh! Che bella donna! Oh, la polizia!